Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi un grosso unboxing, come vedete qua, perché mi sono arrivate le cose nuove per la gara e per le prossime gare. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Tra l'altro qua manca ancora qualcosa che vedrete nel prossimo episodio. E per avere il prossimo episodio dove ci saranno le canne da pesca nuove, superiamo i 100 mi piace, mi raccomando. Lo so che non faccio video da tempo e per questo vi chiedo un numero bassino, però preparatevi perché saranno delle belle cannozze. Ragazzi, qua c'è un sacco di roba bella e interessante, quindi mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e godetevi la nuova sigla. Questo bel paccozzo da tubertini, abbiamo un sacco di cose, quindi direi di partire subito. Non so da dove incominciare, non so cosa pescare, diciamo come prima cosa. Allora, buttiamoci a caso. Ok, abbiamo una delle nuove colorazioni del nuovo Climber, cioè dal Climber. Il Climber è un crank Seika che fa da 0,8 a 1,6 m di profondità. Per 12 grammi, questa colorazione in particolare mi servirà in gara perché ho notato che questo colore, queste colorazioni qua vanno tantissimo. È una schiena azzurrina con corpo trasparente, il trasparente su pesci apatici è tanta tanta roba con un po' di giallino spaziale, quindi guardate qua, bella palettozza e quindi direi di metterlo qua. Come sapete, ho iniziato a utilizzare il Boss, mi sta davvero piacendo. Ho provato la versione da 0,18 e da 0,16. L'ho provato su tutto siluri roba e mi ha tenuto bene, sia alle trazioni varie che all'abrasione, quindi sono contentissimo. Ho preso anche il 25, così sostituisco il Gorilla Silver che è un pochino più un po' più elastico. E come resistenza siamo là, però questo ha più resistenza ad abrasione, quindi ho preso il 25, così ho 16, 18, 25 che sono i diametri che utilizzo di più e sono a posto. Poi avanti abbiamo il TB 31 da 95 mm color rosa. Io con questa esca perca faccio cacao, mi piacciono un casino, sono molto morbidi, hanno una grossa mobilità e i perca ne vanno matti e speriamo anche qualche altro bel pescioccio. Mettiamo dentro e via. Poi, dai che abbiamo tanta roba, ci sbrighiamo quindi. Poi qua abbiamo un'altra confezione uguali, sembra 95. Vediamo. No, ho preso tre buste. Allora, abbiamo il TB04, la colorazione 57, che è questo marroncino qua, natural, che marroncino ho notato che mi ha portato belle catture, quindi ne ho ordinati un po'. Poi abbiamo sempre il TB04 viola, che nell'acqua sporche va un botto. Il verde, sì. Verde scuro che ci ho fatto un bel percotto in gara, in pre-gara, quindi possiamo dire che funziona e quindi meglio averne qualcuno di scorta. Avanti, avanti, avanti. Sempre il TB31 rosa da 95 mm. Quattro buste. Oh, qua abbiamo una bella novità, il DRF. La nuova esca top water di Seika, la confezione devo dire è fantastica, cioè questo cartone qua è molto bello come l'artificiale. Io ho preso 85 mm per 11 grammi e mezzo per cercare le spigole e i cavedani, ma anche altri pesci se avrò modo. Quello che nella scatola fa vedere i movimenti. Non so se altre case hanno fatto vedere questa cosa sulle scatole loro artificiali, però mi piace veramente tanto questa cosa. Questa è una colorazione stupenda. E questa esca ha la particolarità, come vedete, ha una bocca cava che oltre a fare il walking the dog
attraverso l'anello sotto. Il secondo anello viene utilizzato per fargli fare il nuoto morto da pesce morto, morente. Come vedete qua di fianco alla branchia c'ha una fuoriuscita, in modo che nuoti così come un pesce morto, quindi sul lato. Non so se qualcuno di voi ha mai visto un pesce morente in superficie e guardando dei video, questa è la perfetta imitazione. Come sapete, i pesci, i predatori cercano sempre la preda più facile. Quando c'è un pesce morente, loro si lanciano a tutta velocità perché è una preda molto molto facile. Quindi potrebbe essere un'arma segreta. Andiamo a metterlo insieme al crank. Poi, maglie tozza tubertini, che me ne mancavano. Questa tra l'altro quella a maniche lunghe. Oh, bella quella scritta Tubertini qua. Oh yes. Così anche se magari fa un pochino freschetto, posso stare con questa. Ecco, perfetta per star qua. Guarda, perfetto, neanche farlo apposta. Andiamo avanti. Però roba grossa. Il nuovo zaino Seika Attitude. Avevo molti dubbi su questo zaino perché, cioè, guardate, è piccolo. Piccolo, tra virgolette. Quello che mi ha fatto passare è averlo provato perché è veramente comodo. Cioè, qua c'è un'imbottitura che guardate, non avete idea, è morbidissimo e comodo. Io ultimamente col vecchio zaino pieno di roba avevo sempre problemi alla schiena che mi faceva male cane dopo una giornata intera di pesca. E questo è bello imbottito. Invece ha due portacanne laterali e porta borracce volendo. Qua si può attaccare la canna, mettere la base qua e portarsi dietro una e una due canne e borracce. Ha la stringhetta per chiudere ed è veramente piccolo fuori, ma capiente dentro. È praticamente la borsa di Mary Poppins, questo zaino qua. Cioè, veramente ero dubbioso prima di provarlo, però dopo averlo provato mi sono convinto perché è veramente spazioso. Adesso io mi sono preparato. Allora, guardate. Tasca centrale, che è quella più capiente. Una scatola. Seconda scatola. Scatola degli ami. Scatola delle esche. Scatola delle gombine. Scatola delle testine dei piombi, scatola di ami, snap e roba, e c'è ancora spazio, cioè in questa tasca. Dopo c'ho la tasca più piccola davanti, da metterci le gomme e tutto il resto, e c'ho il taschino più piccolo davanti, cioè qua c'è ancora spazio, qua ci posso mettere dentro volendo la fotocamera tranquillamente. Ci posso mettere altre due o tre scatole. C'è spazio, qua c'è spazio per le gomme, per tutto. C'è veramente spazio per tutto. In più c'ha due posti per le portacanne, c'ha anche due posti per le borracce o per la bibita, quello che avete. Quindi è veramente fantastico questo zaino. Veramente ve lo consiglio caldamente perché, cioè, ci sta di tutto dentro. Guardate, adesso prendo le buste che ho unboxato finora e ce le butto dentro. Ci sta tutto, ci sta tutta la scato lo scatolone là pieno di roba. Ci buttiamo qua davanti. Boss, BOS sarebbe corretto. E cioè, comunque ho ancora tantissimo spazio. In più sulla tasca qua, quella più grande, quella centrale, ci sarebbe anche una retina per mettere dentro magari le buste o qualcosa di più piccolo, però io ho pensato di utilizzarlo per le scatole. Me l'ha fatto provare un mio amico e veramente ci sono rimasto sorpreso perché con questo poco spazio praticamente riesco a portare le stesse cose di uno zaino grande il doppio, che però mi affaticava ancora di più e mi appesantiva e basta, e mi faceva tornare a casa stanco e affaticato. Questo zaino veramente, ragazzi, io l'ho preso anche e soprattutto per altri motivi, ovvero che vorrei fare un paio di gitarelle, non vi dico dove perché è una sorpresa, però veramente questo è uno zaino che d'ora in poi utilizzerò tutti i giorni, cioè l'altro lo posso lasciare a casa adesso con questo.
non per altri motivi, ma veramente mi ha cambiato la vita, ecco, diciamo così. Cioè, volendo, adesso potrei continuare a buttarci dentro e ci sarebbe ancora spazio. Ci sarebbe spazio anche per la fotocamera che mi state guardando adesso, per la GoPro, per, volendo, se riesco a far spazio, anche il drone. Quindi ci sta tutto. Andiamo avanti, comunque non perdiamoci in ciance. Altra maglia Tubertini. Cazzo, non volevo distruggere così. Vabbè. Ecco qua. Bam, non me la metto su perché ho già questa. Però magliettina bella leggera e me la tengo là per i prossimi giorni. Gomme, allora, un'altra busta di TB04 marroncini. Poi abbiamo questi che sono i Jazz, che sono una vecchia gomma di Seika. Sono da 12,5 cm. Sono delle gommine da dropshot fenomenali, perché sono dei grabbettini a forma di shad. Sono spettacolari da buttare a dropshot, ragazzi, dovete provarle. Poi andiamo avanti, altra roba. Un'altra busta di TB31 rosa, 95 mm. Un'altra busta di TB04 viola. Altra skin interessante, il boxer colorazione Fire Tiger. Se vi ricordate quest'esca, mi ha fatto tirare su una bella scardolona. E speriamo che questa colorazione mi porti fortuna dove voglio utilizzarla. Avanti, avanti, avanti. Altra busta di Jazz. E un'altra ancora. Poi, gira e miscia, gira e miscia. Altra... altro boxer, altra colorazione, altro giro, altra corsa. Questa colorazione è semi-trasparente con la schiena giallo fluo, adatta ad acque sporche. Anche questa non vedo l'ora di provarla. Poi, avanti abbiamo il Samu 50, colorazione marmorata, che mi ha dato un sacco di soddisfazione finché non l'ho persa, porca trota. E finalmente adesso ce l'ho. Esca fantastica per predatori di piccola taglia tipo cavedani, cavedani in acqua pulita van matti, trote, reali, piccoli aspi, eccetera, eccetera. Quest'esca è veramente sfruttabile quasi dappertutto. Poi andiamo avanti con un bel Naxo. Questa colorazione scura con una schiena nera violacea, con la luce fa dei riflessi veramente spettacolari. Questo crank, essendo molto compatto, può essere utilizzato su molti pesci. Infine, una, due, tre, quattro e cinque buste di TB31 da 125 mm bianco. Bianco e perla, in modo anche da soddisfare i predatori, quelli che sono un pochino più affamati. Buono. Dunque ragazzi, per questo unboxing è tutto. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Provate a indovinare nei commenti che canne ci saranno. Dunque mi raccomando ragazzi, superiamo i 100 like in questo video. E dunque direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti. Girl, I know you, but you're everything I want in life. Yeah. We're fighting danger.